Con il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, innanzitutto in programma il primo consiglio provinciale, ecco quindi la prima sfida verso il futuro di una nuova provincia che avrà sicuramente degli obiettivi da qui ai prossimi anni da rispettare. È un primo atto di una consigliatura che ci auguriamo possa essere, siamo certi, sarà fruttuosa per il territorio, un territorio che ha bisogno di interventi, soprattutto per quello che riguarda la viabilità, ma anche di interventi a livello scolastico per quello che riguarda le strutture. Come detto nei giorni scorsi, subito dopo le feste inizierò una serie di interlocuzioni sia con i sindaci che con i dirigenti scolastici al fine appunto di ragionare le esigenze e concretizzare sul territorio dei progetti che possano essere funzionali e possono risultare in qualche modo importanti per la vita della nostra provincia. Anche a causa del Covid si aspetta che lo Stato possa dare una mano in più a queste province che negli anni sono state depauperate anche di risorse fondamentali per operare. Sicuramente la riforma che si sta ragionando per le province è volta a dare uno strumenti in più sia di carattere prettamente amministrativo ma anche finanziario. Ecco, mi auguro che davvero il governo concretizzi quello che ha pensato perché, come diciamo poc'anzi, la provincia ha delle responsabilità e delle competenze sul territorio. Per chiudere, ricordiamo che torneranno anche gli assessori a far parte della giunta provinciale. Ha già le idee chiare in merito o anche per questa scelta ci saranno da affrontare dei tavoli politici? Sicuramente ci saranno dei tavoli politici, al momento non ho pensato a questo, ma ho pensato soprattutto a come organizzare e a che cosa fare. Certo è che qualora arrivassero questi tre assessori sarebbero per me un qualcosa di positivo, considerando che la provincia di Pescara peraltro è molto estesa e quindi avere qualche forza in più sul territorio non guasta.